costruito dalla sezione romana del CAI nel 1886, il rifugio Garibaldi fu il primo e più alto insediamento umano nell'intero Appennino e il primo realizzato nell'Appennino centrale con finalità diverse da quelle del fervore religioso dell'Alto Medioevo. Alti e bassi hanno caratterizzato questo rifugio che tanti avventori e amanti della montagna ha ospitato negli anni, fino al 1977 quando fu ceduto dalla sezione di Roma del CAI a quella dell'Aquila. Il rifugio fu sottoposto ad un'accurata opera di restauro, pietra su pietra, fu ricollocata nella sede originaria e inaugurato nel 1978, quando il rifugio Garibaldi aveva riacquistato l'immagine originaria del 1886. Le escursioni sul Gran Sasso aumentano sicuramente e gli escursionisti sono sempre più esigenti, perché diciamolo pure, da noi non è che ci sia una distribuzione per quanto riguarda le vette, perché sono tante le vette, dovrebbero essere maggiormente distribuite la presenza delle persone su queste vette. Una domenica tutta speciale dedicata alla montagna e alla storia di questo rifugio. Domenica 17 luglio, con inizio alle ore 8:30, la partenza da Campo Imperatore con un'immancabile escursione al Corno Grande per la via normale. E poi ancora il rifugio diventerà un set fotografico per raccontare la storia di quei luoghi, naturale ed umana, e un concerto alle ore 11 in montagna concluderà la giornata dedicata ai 130 anni del rifugio Garibaldi.